Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi nuovo aggiornamento sul progetto smaltimento make up, che è un progetto che, come sapete, vi sto portando avanti da parecchio tempo. Vi lascio su nelle schede il link alla playlist dove potete trovare appunto tutti i video dedicati a questo tema. Ho voluto farvi questo nuovo aggiornamento perché ho terminato svariati prodotti e in più ce ne sono altri che ho inserito che, insomma, il mio obiettivo è portarli a termine entro fine anno, quindi in circa 2 mesi scarsi, però sono prodotti che sono proprio lì lì per finire e che mi stanno dando grandi soddisfazioni, quindi bando alle ciance, iniziamo subito. Ho terminato svariati setting spray, ve lo dico, perché comunque è un prodotto che utilizzo spessissimo, quasi ogni volta che mi trucco io utilizzo il setting spray, e ne ho terminati 2 di Essence. Questo qui è della linea You Better Work ed è un anti-shine, quindi un setting spray anti-lucidità e resistente all'acqua e al sudore. L'unica nota negativa è l'odore, cioè veramente si sentiva che era un odore molto chimico e mi dava un po' fastidio sinceramente, però non persisteva sul viso e la sua tenuta era eccellente, faceva resistere molto di più il make up e mi è piaciuto. L'ho utilizzato ad inizio estate fino a luglio, diciamo, poi l'avevo già terminato. È un formato da 50 ml, per il prezzo che ha è un prodotto che mi sento di consigliare, come anche vi consiglio l'Instant Matte. Questa ha un odore un po' meno forte rispetto a quello, l'erogazione è la stessa, infatti la boccetta è identica, cambia, diciamo, la scritta. Questo qui anche è un setting spray ad effetto matte. Devo dire che questo non è la prima volta che lo utilizzo e mi piace sempre tanto. Quando non so che cosa prendere, io mi vado su l'Instant Matte ed è una garanzia per me. Tra i due andrei a ricomprare questo e anziché questo, però, per una questione proprio di odore. Come tenuta sono ottimi entrambi. E poi ho terminato anche questa mini size del Non-Nighter di Urban Decay, che avevo trovato in un kit insieme al primer, sempre il primer, insomma, sempre per pelli miste. Questo era un formato da 30 ml e l'ho portato con me in viaggio e quindi l'ho utilizzato ad agosto inizio settembre. Veramente valido, buono buono buono. Io non mi sento di riacquistarlo nella full size perché costa tanto, costa più di 30 euro, però è veramente validissimo. Questo qui è realizzato dalla casa madre Skindinavia, che è un brand che rivendono su Beauty Bay, e su Beauty Bay vendono il formato di questo setting spray che costa meno e il formato è da 100 ml. Io aspetterò il Black Friday, se lo trovo scontato mi prenderò quello della Skindinavia, perché ho sentito delle recensioni online che è lo stesso praticamente prodotto, e perché andare a spendere di più quando poi loro ci mettono solo scritto Urban Decay ma il prodotto è lo stesso. Perciò lo proverò, se lo mettono in sconto ad un prezzo allentante, e vi farò sapere se la resa è la stessa. Comunque questo è ottimo, ottima erogazione, ottima tenuta del make up, vi toglieva l'effetto polveroso, vi faceva resistere il make up più a lungo nella giornata e veramente non ci sono note negative su questo prodotto se non il prezzo. Ho deciso di cestinare questa blender di Nabla, questa è la Smooth & Blend Makeup Sponge, che era uscita con la collezione Close Up, la prima collezione, quando erano usciti i correttori. Questa spugna non mi è piaciuta per niente, devo dire, dopo poco mi si è ridotta così. Spero che si riesca a vedere in camera che ha fatto proprio delle crepe quando io la lavavo molto delicatamente con il sapone, la saponetta, diciamo, a volte la saponetta, a volte il sapone liquido, ma si è subito rovinata e mi è durata proprio 2 mesi, cioè ha fatto proprio, cioè ha perso dei pezzi. Per il prezzo che ha non la ricomprerei, mi durano molto di più le spugnette di H&M e comunque sono anche più morbide quelle rispetto a questa. Io l'ho trovata molto dura, molto rigida, non mi ci sono trovata bene per niente. Ne hanno fatta uscire un'altra poi con la seconda collezione Close Up, che probabilmente è diversa perché ne ho sentito parlare bene, ma questa proprio no, per me è stato un flop, non la ricomprerò proprio. Ho terminato questo correttore della Bourjois della linea Healthy Mix. Questo è un correttore anti-occhiaie con un mix di vitamine, proprio come tutta la linea Healthy Mix. Io della stessa linea ho anche il fondotinta e sono dei prodotti secondo me validissimi. Questo correttore era nella tonalità media 52, ha l'applicatore
floccato con un classico insomma applicatore da correttore, e il formato anche non era pochissimo perché erano 7.8 ml, mi è durato parecchio. E questo è un correttore che io consiglio, sì, perché mi è piaciuto, ma per chi non ha occhiaie troppo pesanti, perché era un correttore che le andava a smorzare, ma non era un full coverage, era una coprenza diciamo media. Era il mio correttore da tutti i giorni per attenuare al volo le uscite di casa. Mi è piaciuto tanto, lo si riusciva a sfumare sia con la blender, sia con le dita, sia col pennello, senza andare nelle pieghe. Dava proprio un effetto naturale, io lo utilizzavo a volte anche al centro del viso senza utilizzare il fondotinta e l'effetto era sempre ottimo. Settato con la cifra mi stava lì tutto il giorno senza infilarsi nelle pieghe, perciò cosa volere di più da un correttore? Niente, secondo me validissimo. Ho terminato poi questa mini size del Rodel Rush di Benefit, buonissimo, cioè perché è finito? Perché è finito? Era una mini size da 3 grammi, trovate in un kit. L'applicatore è questo qui ed è uno dei mascara migliori che io abbia mai provato. Veramente valido, non so se lo ricomprerei la full size, magari con un 20% da Sephora potrei riprendermi la mini size perché era un mascara validissimo. E quando stava per finire io lo utilizzavo come ultimo step in combo con altri mascara, proprio per via dello scovolino in silicone che mi permetteva di pettinare le ciglia. Questo non dava molto volume ma apriva proprio le ciglia a ventaglio, le incurvava benissimo senza uso del piegaciglia e le allungava a dismisura. Quindi se cercate un mascara volume no, ma se cercate un mascara ad effetto definizione allungante, questo farà al caso vostro. Ed infine ho terminato due prodotti labbra. Il primo è questa matita labbra di Essence, che era di quelle automatiche, le Long Lasting Lip Liner, ed è la numero 5, Lovely Frappuccino, che adesso non producono più, ma ne hanno messe altre in gamma, e c'è un colore molto simile a questo, cioè proprio, è proprio finita. Era un colore, nemmeno riesco a farvi vedere il colore, cioè solo perché c'è il tondino. Comunque era un color nude sul marroncino, veramente passepartout, che io utilizzavo spesso in combo con tantissimi rossetti nude perché si adattava molto bene, favolosa. Queste matite labbra di Essence sono sempre una garanzia per me. Ho terminato poi questo rossetto liquido di NYX, questo fa parte della linea Soft Matte Lip Cream e questa è la colorazione Cannes. È del tutto terminato perché l'ultima applicazione, cioè sono stata lì ad applicare 3 volte il rossetto a stratificarlo perché non veniva più omogeneo, e l'applicatore era così. Il colore ancora si riesce a vedere ma il prodotto comunque è finito, il colore era questo qui, comunque un nude caldo che nemmeno mi stava troppo bene sinceramente, però abbinato con una matita labbra leggermente più scura tipo questa mi stava veramente bene, molto comodo all'indosso, aveva la consistenza di una mousse ma resistente ai pasti molto bassa, non resisteva ai pasti assolutamente, andava via, però insomma è un prodotto che era un ni secondo me, ne aveva i suoi pregi ma anche i suoi difetti, sicuramente non andrei a riacquistarlo però. Poi ho deciso di inserire altri prodotti nel progetto smaltimento, ho inserito il mio solito fondotinta in polvere di Kiko che in estate ho messo in stand by perché non utilizzavo fondotinta ma solamente la cipria e il correttore e perché la tonalità era troppo chiara, ma comunque il buco si è allargato come si può ben vedere e voglio finirlo entro fine anno, ci proverò perché adesso ho ripreso ad utilizzarlo e comunque è un prodotto che mi piace sempre tanto. Questo è il Weightless Perfection per chi non lo sapesse e quindi vedremo se riuscirò nel mio intento. Ho inserito poi anche questa terra del kit di Make Up Revolution che è l'Ultra Sculpt e Contour Kit. Questa terra ha un bel bucone, come si può ben vedere, l'ho bucata a settembre e spero di riuscire a terminarla entro fine anno anche se ho dei dubbi, ma comunque sarei soddisfatta anche se il buco va ingrandendosi molto. Questo prodotto mi piace tantissimo, la polvere si sfuma benissimo, dura sul viso e è un colore perfetto da bronzer secondo me. Infatti vi ho promosso questo prodotto nel video dei 5 prodotti sotto i 5 euro che vi lascio linkato su nelle schede. E nel caso riuscissi a terminare qualcuno di questi prodotti in itinere vi aggiornerò su Instagram, vi lascio qui il nome del mio account, mi farebbe molto piacere se vi va di seguirmi anche lì perché sono più attiva ovviamente rispetto a YouTube nelle stories soprattutto, ma è un prodotto questo che veramente non mi stanco di utilizzare, mi dà molta soddisfazione ancora, perciò spero di riuscire a portarlo avanti in fretta.
come anche un prodotto che amo e che ho deciso di inserire perché insomma sta lì lì, cioè non proprio lì lì ma comunque si è accorciata parecchio, ed è la matita occhi Peterac, la nera, ed è insomma una matita che io utilizzo sempre, anche oggi l'ho utilizzata nella rima interna, non mi dà alcun tipo di problema di arrossamento di occhi, è una matita bio, senza siliconi, temperabile, l'unica pecca è che è temperabile, però è un prodotto validissimo secondo me, tra le matite bio è quella che mi ha veramente stupita di più, sia come scrivenza, ha il tratto subito scrivente, sia come durata e sia per il fatto che non mi dà alcun fastidio nell'occhio. Spesso le matite bio sono molto dure, invece questa è cremosa. Veramente, veramente, niente da invidiare rispetto a prodotti siliconici. Mi piace e l'ho inserita nel progetto perché comunque è un prodotto che insomma sto già portando avanti da sola, perciò ho detto perché no, la inserisco. Come anche questi due prodotti per le sopracciglia, questa la conoscete già perché era già presente nel progetto e l'ho portata avanti, come vedete è proprio diventata una baby matita, ed è la Precision Eyebrow Pencil di Kiko nella tonalità 02 e lo accompagno adesso insieme al mascara per le sopracciglia Make Me Brow di Essence nella colorazione per brune, che è appunto la 02. Questo mascara è agli sgoccioli perché da quando l'ho comprato non l'ho più mollato, mi ha cambiato il modo di fare le sopracciglia, è favoloso, perciò l'ho inserito nel progetto perché per me a fine anno non ci arriva. E l'ultimo prodotto che ho deciso di inserire è di Wygon ed è il correttore in stick, questa è la tonalità 104 che era il pesca, ed è un prodotto che io utilizzo per smorzare nella parte interna dell'occhio il blu delle occhiaie, come vedete l'ho utilizzato molto e sta a buon punto, per questo ho deciso di inserirlo nel progetto smaltimento, anche perché è da un po' che ce l'ho e quando lo finirò penso che vorrò acquistare un altro genere di prodotto, magari liquido e non in stick, anche se comunque non va a segnarmi troppo la zona, però io mi trovo meglio con texture liquide piuttosto che in crema e perciò cercherò di terminarlo. Questo, per quanto ce n'è, non credo di riuscire a terminarlo entro fine anno, ma portarlo avanti male non fa. E niente, questi erano tutti i prodotti che ho terminato in questi mesi e quelli che insomma ho portato avanti nel progetto smaltimento. Fatemi sapere quali sono stati i prodotti che voi avete terminato, se anche voi state facendo un progetto smaltimento, se lo state seguendo su Instagram lasciatemi nei commenti il vostro account, che mi farebbe molto piacere andare a sbirciare il vostro progetto e l'andazzo come tira da voi, perché fa sempre piacere supportarsi a vicenda. Nel frattempo vi saluto, vi mando un grosso bacione, alla prossima, ciao!